First one is metaphor. Then we have famous lines, maybe from the American Constitution, the Declaration of Independence, etc. Then we have repetition. We have addressing the audience directly. We have contrasting long and short sentences. And then we have some examples of alliteration and assonance. Do you know what these are? So alliteration is when the initial phoneme of the word is repeated. So we have the same sound at the beginning of the word, which is repeated. Assonance is when we have the same vowel sound repeated, and this creates quite a powerful effect. And then obviously we should have even though pauses. We face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. An oasis of freedom and justice. Very good. Okay. The heat of injustice. Absolutely. Fantastic. Okay. Any famous lines in here from famous documents? All men are created equal. Where is this taken from? Is it the Constitution or the Declaration of Independence? I think it's from the Declaration of Independence, I think. Is that right, Pamela? Okay, thank you very much. Okay, do we have any examples of repetition? I have a dream, okay. Addressing the audience directly. Did you find any examples? Go back to Alabama, go back. Yeah, the repetition of the metaphor of the it's a good idea to learn the words how as they collocate. So we don't learn individual words, we learn words as they collocate with other words. So we have, for example, to lie. Can anybody find which word we can collocate with to lie here? When you go to bed but you're not tired, you lie awake. Okay. We share, what do we share? What would we like to share? To share? We share our values, okay? We can solve, can you see this? We can solve a problem, very good, okay? Okay, before we lie awake, when we lie awake, what we want to do is to fall asleep, very good. And what we hope that Obama will now do is to heal divides or divisions. Okay. But as we all know, Obama faces an enormous challenge. What's a challenge in Italian? Sfida. Okay, so Obama faces to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one. That while we breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States. Then we have a bridge in Selma. Does anyone know about the bridge in Selma? Can anyone tell us about a bridge in Selma? Okay. Bridge in Selma? Could you tell us about the bridge in Selma? We have over here, Andrea. Would you tell us about the bridge in Selma? Yes, there was a group of African Americans that were going to do a protest, silent protest across the Edmund Pettus Bridge, and they were met by state troopers, and they were forcibly sent back
to the other side of the bridge. They were not allowed to cross the bridge and have the peaceful march. Thank you very much. And while you're there, let's just hold on to the microphone again, because maybe you could tell us about the hoses in Birmingham. Can you tell us about the hoses in Birmingham? I can't remember it well enough. Does anyone but it was a traditional tactic used in demonstrations. That may have gone with the, let's see if I can remember correctly. The police used the hoses, that's right. Hoses and of course dogs also. And dogs to dispel the demonstrations. But also there were sit-ins, and were allowed to sit at lunch counters and certain restaurants. And so when you stage the sit-in... Composition of 350 words on this subject. Però intanto ringraziamo tantissimo gli studenti che ci hanno invitato oggi, hanno fatto un ottimo lavoro, il suono non era perfetto ma riteniamo che sia andato molto bene nonostante le difficoltà che abbiamo avuto. Okay. E quindi vi ringraziamo tutti. Siamo gli insegnanti di madrelingua dell'Università di Ca' Foscari. Abbiamo un piccolo problema perché abbiamo un contratto che non ci permette di fare didattica e riteniamo umilmente di fare didattica perché è quello che facciamo tutti i giorni. Chiediamo all'università, ma a tutte le università, non solo a Ca' Foscari, a tutte le università italiane e in particolare alla conferenza CRUI, che è la conferenza dei rettori delle università italiane, di darci un contratto che ci conferma la possibilità di fare didattica, quello che facciamo, che però non ci viene riconosciuto e ogni tanto veniamo sgridati perché ci permettiamo di fare delle cose che non sarebbe permesso, tipo dare delle risposte agli studenti, oppure ci accenniamo a significati invece di solo parlare di fatti linguistici. Che anche noi riteniamo di essere in grado di esprimere anche dei contenuti e non solo proprio traduzioni di vocaboli singoli. Ecco. Voi sapete probabilmente che siamo pagati molto poco, prendiamo 1.000 euro al mese e con questi soldi tanti non ce la fanno, ok? Sappiamo che è un periodo che molti in Italia hanno gli stessi problemi e non è che, però noi abbiamo da 20 anni questo problema, molti colleghi nostri sono andati a chiedere e hanno vinto cause nei tribunali italiani, ma anche all'European Court of Justice, quindi anche a livello europeo, dove dicono che il nostro stipendio dovrebbe essere equiparato a quello di un ricercatore confermato, però questo è stato applicato forse in 6 università dove sono stati costretti proprio per il discorso del tribunale, in tutte le altre università questo è stato disatteso e noi continuiamo a percepire i nostri proviamo a pensare, io adesso non ho i dati alla mano quindi non lo so, però conosco la situazione di molte altre università in Italia che non hanno il lusso di avere celle, lettori, comunque li vogliamo chiamare, per non parlare anche dell'estero. Io ho studiato negli Stati Uniti o hai la fortuna di avere un docente madrelingua oppure te lo sogni. O c'ero io che ero italiano e aiutavo gli studenti di italiano, ma il professore veniva dall'Ohio, parlava italiano molto bene ma non era madrelingua. E questa è una ricchezza che noi dobbiamo conservare della nostra università perché abbiamo una ricchezza in più rispetto agli altri dal punto di vista non solo diciamo puramente linguistico, perché ovviamente ci confrontiamo con delle persone che parlano questa lingua da quando sono nate, ma anche dal punto di vista culturale, perché per quanto ne sappiano i professori, chi meglio di loro può parlarci della cultura del loro paese? Se un giorno loro, giustamente, con lo stipendio che percepiscono, trovano un lavoro migliore e decidono, magari tutto di colpo, di farlo
difendendo ovviamente le loro finanze e di lasciarci, noi cosa ne sarà di noi, cosa sarà di questa università senza avere più collaboratori ed esperti linguistici. Quindi li ringrazierei doppiamente per essere venuti qui oggi a parlarci dei loro problemi e potrei...